vedo. Ah. Gentili telespettatori, ben ritrovati a questo nuovo numero di Dolomiti Turismo. Eh sì, l'estate è entrata davvero nel vivo con i comprensori sciistici in versione estiva che hanno aperto i battenti a valligiani e turisti per farsi di vivere la montagna anche nell'utilizzo di cabinovie e seggiovie. Noi allora abbiamo il nostro accredito ospite per lo Ski Civetta, in questo caso il versante alleghese Alleghe Funivie, il marketing manager Andrea Dalfarra. Buongiorno, ciao Andrea. Buongiorno Claudio e grazie mille per l'invito. Allora, voi di Alleghe Funivie mi sembra abbiate aperto gli impianti già a metà giugno. Quali impianti di risalita sono aperti, Andrea, e fino a quando lo saranno? Gli impianti aperti in questo momento sono i due impianti principali, quindi la cabinovia che sale direttamente dal paese di Alleghe e si porta fino ai piani di Pezzè, quindi partiamo da circa 1000 metri di quota, arriviamo poco meno di 1500. Da lì una seconda cabinovia ci porta a Col dei Baldi, a poco meno di 2000 metri di quota. Gli impianti saranno aperti in modo continuativo fino al 15 di settembre e poi meteo permettendo nei successivi due fine settimana, quindi fino al 29 di settembre. E quindi si allunga la stagione sempre più verso la parte finale dell'estate, se non addirittura inizio autunno. Poi altri impianti in previsione e collegamenti, Andrea, per quanto riguarda le funivie, saranno questi due esclusivamente gli impianti aperti per l'estate? Ne avete altri per spostarvi nella zona di Selva di Cadore e Zoldo? Allora, diciamo che questi due impianti sono sufficienti a servire le aree principali fruibili d'estate. Avremo però dal mese di luglio anche la seggiovia Baby ai piani di Pezzè, che è un piccolo impianto, d'inverno serve un campo scuola, mentre d'estate serve un'attività molto particolare che è quella del summer tubing. Cioè una pista sostanzialmente che simula la discesa con i gommoni sulla neve, invece con un impianto artificiale che usa come piano di scivolamento un materiale che si chiama Neveplast ed è gestito dall'Alifarm, quindi dal parco tematico sempre ai piani di Pezzè. Ecco, hai citato quindi Alifarm, ai piani di Pezzè è una grande area dove le famiglie hanno diverse opportunità, quindi Alifarm, la pista Neveplast per la discesa dei gommoni, altre possibilità che ci sono ai piani di Pezzè, Andrea? Beh, Alifarm in particolare è sicuramente uno dei motivi per cui una famiglia può venire ai piani di Pezzè, è un parco tematico che sviluppa dei percorsi sensoriali e anche diciamo di apprendimento di quello che è la flora, la fauna locale all'interno del bosco nelle vicinanze dei piani di Pezzè. Ha un piccolo laghetto adiacente al rifugio Grande Baita Civetta, delle slackline, dei giochi all'esterno, quindi comunque sicuramente uno spazio dove una famiglia può trascorrere una bella giornata in quota in uno scenario magnifico come quello di piani di Pezzè ai piedi del Monte Civetta. Con una brevissima passeggiata di qualche centinaio di metri raggiungiamo poi il Civetta Adventure Park, che è un parco avventura che si sviluppa negli alberi, tra gli alberi di fronte al ristoro Fontana Bona, che ha tre percorsi differenti con livelli di difficoltà sempre crescenti. È un'attività per bambini sia dai più piccoli che ai più grandi, anche gli adulti, davvero un'attività adrenalinica ma in assoluta sicurezza. E con la seconda cabinovia dai piani di Pezzè si può salire a Col dei Baldi, un panorama incredibile, diverse possibilità per il trekking, ma ci si può collegare quindi anche in estate verso Zoldo e Selva di Cadore per il trekking e la mountain bike, Andrea? Sì, diciamo Col dei Baldi, oltre ad essere caratterizzato da una vista a 360 gradi sulle Dolomiti davvero che toglie il fiato, e è anche servito con un bellissimo rifugio, quello chalet Col dei Baldi, è un po' il crocevia dell'area del Civetta, come d'inverno è un po' al centro dell'offerta sciistica del Civetta, perché da qui è possibile sciare e muoversi in direzione di Selva di Cadore piuttosto che in Val di Zoldo, la stessa cosa può avvenire anche nel periodo estivo. Da Col dei Baldi o saliamo in quota verso il lago Coldai, la referata agli Alleghesi, diciamo le grandi escursioni in quota nel Civetta, oppure appunto possiamo scendere in direzione
di Val di Zoldo. Questo collegamento a partire da quest'anno è anche suffragato dall'apertura della seggiovia Le Coste, sì, che collega praticamente Pecol con il tratto che poco sopra, diciamo, Palafavera. Questo è un ausilio molto importante perché ci permette di coprire questo dislivello facilmente. E mentre verso Selva di Cadore possiamo andare o verso il Pelmo, quindi verso il Passo Staulanza, oppure andare direttamente verso il Fertazzo, e anche lì con l'uso degli impianti di risalita possiamo poi andare a tagliare tutti questi dislivelli un pochino importanti. E certo, e quindi anche per i meno allenati, sì, dal punto di vista del trekking c'è questa possibilità, quindi completa, di completezza. Per la mountain bike, Andrea, l'uso della pedalata assistita assieme all'utilizzo degli impianti ha avuto un aumento dei passaggi e delle frequentazioni in questi ultimi anni, immagino? Bella, quello della mountain bike con pedalata assistita ha aperto la montagna in quota davvero a un pubblico molto, molto più ampio. Le presenze sono sempre maggiori, sempre in crescita. Già da qualche anno abbiamo un prodotto dedicato, cioè un biglietto sostanzialmente intervallivo che vale appunto sia per gli impianti di Alleghe che di Selva di Cadore che della Val di Zoldo. È un circuito di oltre 75 km di percorso, okay, alcuni dei quali completamente tracciati in modo puntuale con della segnaletica e tutte le tracce GPX che è possibile scaricare. E anche sull'onda di questo prodotto, da quest'anno abbiamo anche sviluppato un prodotto analogo dedicato appunto a chi invece si muove a piedi, quindi in favore di questi percorsi intervallivi invece che, certo, diciamo verso l'alta quota, verso il Civetta, proprio è possibile, diciamo, partire da Zoldo e andare a bere un caffè ad Alleghe, perché, certo, da Pecol prendiamo la seggiovia delle Coste, facciamo una breve passeggiata fino a Malgapioda, da lì possiamo o scendere i piani di Pezzè o salire a Col dei Baldi e con la Cabinovia praticamente poi da lì arrivare ad Alleghe. Questo è solo un esempio, ma insomma, certo, ce ne sono, certo, molti. E quindi mi sembra di capire che sia per il trekking che per la mountain bike non servono particolari abilità, voglio dire, specie per la bicicletta, conduzione particolari del mezzo, percorsi single track, insomma, sono delle strade silvopastorali anche percorribili da tutti, anche se serve una certa capacità, comunque minime nozioni nel poter, nell'utilizzare il mezzo. Allora, a questo riguardo, per la pedalata assistita c'è anche la possibilità di noleggio ed eventualmente di farsi guidare da delle figure apposite, da delle guide specifiche. Allora, parliamo comunque di un contesto montano, quindi ci vuole sicuramente una preparazione tecnica di base e anche una preparazione fisica prima di affrontare sia un'escursione a piedi che in mountain bike. È molto bene controllare la propria attrezzatura e rivolgersi a dei tecnici. In ognuno di questi punti di accesso, quindi Alleghe, Selva di Cadore e Val di Zoldo, ci sono dei noleggi dove è possibile, diciamo, noleggiare l'attrezzatura, piuttosto che anche delle guide locali che possono accompagnare alla scoperta di questo territorio, che piuttosto, diciamo, fare anche proprio dei corsi per spiegare i rudimenti o quello, diciamo, che sono le nozioni di base. No, sono percorsi adatti a tutti, ma comunque con una certa difficoltà, ripeto, sempre un ambiente montano e non, certo, va sottovalutato. Assolutamente. Ecco, Andrea, un inizio estate dal tempo incerto, ora naturalmente speriamo in luglio e agosto che le condizioni meteo siano più favorevoli, e l'umore, le previsioni del turismo estivo nella zona di Alleghe Funivie com'è? Ci sono prenotazioni? Avete sentore che sarà una buona stagione, Andrea? Allora, la stagione non è partita, come giustamente dicevi tu, non è partita benissimo, perché questo meteo che sta flagellando un po' il nord Italia ormai da tanto tempo non aiuta. Appena c'è uno spiraglio di sole, però le presenze subiscono subito un'impennata, e a livello di presenza alberghiera il riscontro è molto buono anche con queste condizioni, e da quello che ci dicono gli albergatori, insomma, avremo un luglio e un agosto da tutto esaurito, quindi diciamo siamo assolutamente fiduciosi e speriamo naturalmente sia per noi che per i nostri ospiti di vedere un pochino più di sole. Certo, turismo di prossimità, Andrea, oppure anche turismo che magari permane per più giorni, qual è la tendenza? Ci sono stati dei cambiamenti rispetto all'epoca pre-Covid? È cambiato qualche cosa oppure si riconferma in una di queste due modalità prevalentemente?
Ma diciamo nel periodo estivo, già da, sì, diciamo dal Covid, ma anche una tendenza partita anche da prima, c'è sicuramente una riscoperta della montagna anche dalle fasce più giovani, dalle famiglie, e è un trend, è un andamento assolutamente in crescita, sia per chi viene in giornata, ma anche per chi viene in modo stanziale. Non esistono più magari le 2 o 3 settimane in montagna come si faceva una volta, i periodi di permanenza sono più brevi, ma sicuramente si è allargato invece le provenienze. Stiamo riscontrando un fenomeno di internazionalizzazione sempre più ampio anche da luoghi molto, molto remoti e distanti da noi, non so, il Canada, gli Stati Uniti, l'Australia, la Nuova Zelanda, cioè d'estate davvero abbiamo, più che per il periodo invernale, abbiamo forse un pubblico molto vasto. E va un pochino in questo periodo, per esempio, ci sono stati anche molti francesi, molti spagnoli, e nel periodo invernale, ad esempio, vediamo molto poco, anche perché anche loro nei loro paesi hanno comunque un'offerta sciistica importante, magari. Certo, allora, offerta sciistica, uno sguardo verso l'inverno, dunque pieni di pezzi, vediamo un bellissimo laghetto che serve immagino per l'innevamento artificiale. Allora, innevamento artificiale, un grande lavoro che con un progetto che state portando avanti per un nuovo laghetto di accumulo ai Col di Baldi, se non vado errato. Come stanno andando avanti questi lavori, questo progetto, Andrea, per quando si prevede questo nuovo laghetto? Allora, è un progetto molto ambizioso che stiamo sviluppando con un project financing assieme al comune di Alleghe. È la realizzazione di un bacino in alta quota, quindi a Col dei Baldi, sfruttando quello che è già una conformazione naturale di una conca lì adiacente a Col dei Baldi. Sarà un accumulo di circa 100.000 metri cubi, un investimento importante, se non parliamo di comunque circa 8 milioni di euro, che però ha diverse valenze e sfaccettature. Da una parte serve sicuramente per gli impianti di risalita, per quello che è la produzione della neve tecnica, non tanto perché noi abbiamo già un'ottima capacità di produzione, ma quello che fa la differenza è la produzione istantanea, cioè la Sì, capacità, in siccome le quanto finestre, tempo? sì. Siccome le finestre, diciamo, di temperature ideali sono sempre più ridotte, Sì, a la cosa importante è riuscire a fare sfruttarle tanta bene. neve in quel periodo. Avendo così tanta neve accumulata, tanta Acqua. acqua accumulata in quota, questo ci permetterebbe di avere un incremento E importante. quindi innevare una pista in quanto tempo? 1, 2, 3 giorni e Sì, grazie a questo nuovo sistema? Bene. diciamo in 3 giorni, 2 o 3 giorni. E quindi qui ci siamo spostati in inverno, ma ritorniamo all'estate, anzi, ci salutiamo proprio guardando all'estate. Quindi Alleghe Funivie fino al 15 settembre ed eventualmente anche i 2 fini di settimana successivi. Andrea, auguriamo un buon lavoro a te e a tutti gli amici appunto degli impianti di risalita di Alleghe e una buona estate. Grazie Andrea Dal Farra. Grazie mille Claudio, grazie a tutti. E a voi tutti grazie per la gentile attenzione, arrivederci alla prossima settimana.